puntata odierna di Uomini e Donne si apre con un'atmosfera festosa, grazie all'ingresso di Fabio, il nuovo cavaliere che ha catturato l'attenzione di Gemma Galgani. Maria De Filippi, conduttrice del programma, esprime la sua gioia nel vedere come Fabio coinvolga il pubblico con il suo modo di ballare. La De Filippi incoraggia Gemma a lasciarsi andare e a ballare con lui, creando un momento di leggerezza e divertimento che sembra mancare da tempo nel programma. Gemma Galgani rimane un personaggio centrale nonostante gli anni passino. Durante la puntata Maria le fa notare che ha un'espressione simile a quella che aveva in passato, quando era legata a Giorgio Manetti, un ex fidanzato che ha fatto sognare i telespettatori. La dama torinese sembra aver trovato una nuova serenità con Fabio, confessando di essere felice come non lo era da tempo. Questo cambiamento potrebbe essere dovuto all'assenza di dinamiche conflittuali che spesso caratterizzano il programma. Durante la puntata emergono altre dinamiche interessanti. Mario Cusitore, un altro cavaliere, torna al centro dello studio insieme a Margherita e Morena. Si scopre che Mario ha trascorso una notte di passione con Margherita, ma entrambi sembrano aver mantenuto il segreto. Morena ammette di aver intuito che tra loro fosse accaduto qualcosa. Tuttavia, Cusitore sorprende tutti, rivelando di non sentirsi coinvolto con nessuna delle due dame, scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. In un momento di tensione, Gemma Galgani decide di dissociarsi dal comportamento di Mario Cusitore, definendolo vergognoso. Questo gesto sottolinea la sua volontà di mantenere un'immagine di sincerità e rispetto verso le altre dame. La puntata si conclude con un clima di incertezza e aspettativa, lasciando i telespettatori di scoprire come si evolveranno le relazioni.